Bella zì, oggi siamo a Corso Vittorio Emanuele II a Roma e andiamo a scoprire pasta in corso. Che poi non ci andiamo da soli perché oggi ci abbiamo ospite con noi Franchino. Bella per tutti, regà. Un bel momento. Allora zì, che cos'è pasta in corso? Praticamente frate, scegli la pasta. Sì, spiegamelo perché mi ci ha portato te, eh. Esatto, oh, 40 ma qua, gradi. 40 gradi non luglio, so colpa Corso mia. Corso Vittorio non c'è un'ombra, manca a pagare. Se si mangia male è colpa mia. Se si mangia male è il colpa mia. Il calore no, oh. Ma infatti oggi che cerchiamo qua? Scusami tanto. Carcola, allora, praticamente te prendi la pasta come ti pare a te, il condimento come ti pare a te e ti ci fa il piatto come ti pare a te. Quindi cerchiamo di sfonnarsi e bene però. Te sfonni però, ci hanno detto da occhio ai prezzi. Un piatto di pasta dovrebbe essere sui 10 euro. Vabbè, se è buono è giusto. Se è buono è giusto, però è buono? Sta andiamo sulla strada e tutto, può essere buono? Mo lo proviamo, io scopriamo questa cosa. Lo scopriamo, anche perché così andiamo pure un attimino contro il pensiero che si è fondato negli ultimi anni che i ristoranti al centro fanno da mangiare per i turisti. Questa è una delle cose che dobbiamo scoprire oggi, infatti. Se un locale sta al centro, poi ovviamente a due passi da Piazza Venezia, è solo per i turisti? Namo. Allora, entriamo. Il locale è questo qua, c'hai tutte le proposte lì su come vuoi il piatto di pasta e qui te scegli direttamente la pasta che hanno fatto loro proprio là, la cucina a vista. Vedi, sì, qua ci stanno tutti i condimenti, i tipi di pasta e mi sto emozionando un po'. Casareccia, radicchio e gorgonzola, le fettuccine, funghi, crema di tartufo, i ravioli, cacio, pepe e guanciale e l'ultimo che era in fondo. Sì, però mangiamo tanto. Allora, sì, funzionano? Funziona, sì, funziona, è tutto a posto. C'hai l'ansia oggi? Allora, magari ti metto l'ansia. Professionalità deve essere. Ma se ti metto l'ansia, me ne vado, vado a mangiare da un'altra parte. A parte che se va via c'ho due piatti in più di pasta, quindi non è un problema. Allora, sì, abbiamo ordinato. Abbiamo ordinato di tutto. Abbiamo ordinato 5 sì, piatti di pasta. Hai ordinato carbonara. Poi ti ho sentito pure la matriciana, hai ordinato. C'è una pasta al cinghiale pure, zio. Quella, l'ultima, quella te lo dico, cioè, ma mangio prevalentemente io, posso? Fettuccine, funghi, crema di tartufo, se me, tu te mangi quella, io mi mangio quello, va bene. Ce sto, che dai, si può fare. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Ah, ok, mo sì. No, non sarei iscritto al canale. Ok, mo possiamo andare. Ah sì, ma la città più bella del mondo! Che? Ma era bellissima questa! Ti voglio molto bene! Abbiamo ordinato quindi 5 piatti, la media è circa 8 euro a piatto, quindi stiamo su intorno ai 40 euro per 5 piatti, che in realtà se guarda, è una pasta buona gli sta. Guarda che sono prezzi giusti se la pasta è buona. Cioè di solito una carbonara anche in un locale che la fa bene è 12-14 euro, quindi raga ci stiamo anche un po' sotto, considerando che stiamo al centro. Stiamo al centro, a Corso Vittorio. Mi sembrano, ho visto passare i piatti, mi sembrano abbastanza cicciotti. Guarda che le persone le trovo proprio impegnate, cioè sia il reparto della cucina, sia poi il signore che si occupa di tutta la sala, proprio belli. Molto bello, cosa da apprezzare, la cucina a vista. Allora sì, prima te l'avevo fatto vedere, ma te la faccio vedere adesso meglio. Guarda che bello che senti proprio il profumo della pasta, è loro che lavorano direttamente lì, con ste padellone belle, con l'olio e tutto. Te senti un po' parte della cucina? Te mettiamo un camice, vai là dietro pure te, un attimino. Io un giro così ore, perché fa troppo. Ma guarda che se non riuscivo a pagare il conto, mi sa che oggi ti tocca. Anzi, il mio è intero, però è vero, a Franchino gli hanno dato il tonnello sbragato. Era già usato. Però è bello perché sentivo proprio l'odore di chi ci ha lavorato. No. A Francesco, dobbiamo fare video, non devi mangiare il piatto. Ma non ho capito qual è il problema se mangia un angolino, no? Oh, ma la bellezza, il piatto deve rimanere ma sarà bello comunque, ma poi no, il tuo pubblico lo capirà. Nessuno tocca niente finché non si fa il video, è tuo cugino. Non mi interessa. Io voglio fare un canale in cui faccio il contrario delle cose che faccio. Cioè tipo faccio il De Cristo testa, fa schifo, boh. Azzi? Sarebbe bello. C'ho fame. C'hai fame davvero? C'ho fame. Vabbè, allora presentiamo il video. Allora è arrivato tutto quanto. Tutti i piatti tipici. Che belli ciotti pure. Direi di iniziare con la carbonara. Perché è il classico. È il classicone madomo. E poi sennò viene la collazione. Dai. Allora. Il profumo è assurdo. Ti posso dire subito una cosa? Dimmi. Così, de botto, senza senso, non è F4, però è molto gialla, troppo. Pensavo gialla. Se si dice c'era troppo pepe ci stava rimanendo no, malissimo. Pepe no, pepe come se non ci fosse un domani. Infatti pepe è la carbonara nera. Però è molto 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 gialla. Ma dici che è un problema o no? Potrebbe esserlo. Allora raga, vediamo, te la faccio pure vedere bene. Perché di base comunque da vedere è molto instagrammabile. Forse, vai, forse il tonnarello pure è molto giallo di per sé, quindi ma questo è partito troppo negativo però, sì. Oh, no, non è che sto a partire negativo.
Ma mangi come gli uccellini, guarda il tuo rotolo, guarda il tuo rotolo, guarda io il mi mio. Preparo al gusto. Guarda il mio. Mortacci, mo' prendo la pasta così, la sei prendo. Pronto? Vai, 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1, via. Via. Forse avevi ragione sul fatto di crema tutto intorno che diventa un po' mazzo. È molto denso. Ma pazzo. Però a gusto gli sta, raga. Non è la carbonara di vai a roscioli, bella per te, però è molto densa, però il gusto è buono. Gli sta proprio. Che poi la carbonara, mi sa, quella viene di meno. La carbonara viene a 7,50. 7,50, è tra quelle che viene di meno, no? Cioè a 6,50 il maccherone, pomodoro e basilico. Sì, che è quello proprio meno costoso, però 7,50 per un piatto del genere, ma i coglioni. Di meno in tutta Roma, 7,50, una media bassissima. Al centro poi. No, quello di meno. Gli sta, andiamo avanti. Andiamo avanti? Io questa direi. Estetica no, però al gusto approvata. Si può mangiare. Ok, andiamo avanti con il casareccio, radicchio e gorgonzola. Casareccio che sarebbero, sono una specie di strozzapreti. No, non so per strozzapreti. Se belli sono belli, te lo faccio vedere da zoomato. Un po' carganelli. È vero, sono tipo carganelli, carcola. E il profumo di gorgonzola si sente. Ah sì, radicchio però, cioè senti il radicchio, che radicchio poco, senti, se senti del radicchio? Il radicchio è un po' smorzato, gli sta. Però non mi, cioè, mi no. sentirei un bastardo a lamentarmi, calcolare. Comunque pure. Ma no, li stai no, già mangiando? No, ho assaggiato il radicchio. Io comincio a urlare. Era il prato, scatta la vilprat. Era solo il pezzettino di radicchio che avevo preso per sentire se sapeva di radicchio. Mamma mia, che ansia, stomo. Io sono un po' in angoscia. Ma più che altro, però, il gorgonzolo è proprio buono. Te posso dire. Come ma che ne sai? Non l'hai mangiato? Ho no. ragione. C'hai ragione. Il radicchio è proprio leggerino leggerino. Che secondo me va bene, eh? Cioè, il radicchio poi troppo amaro che copre, che copre il gorgonzola non ha senso, va bene questo radicchio così leggero. Questo infatti un po' si sente comunque. E si sente il giusto. Ah, questo gli stazio. Cioè posso bere mentre parli o toccandi? Perché non stai sereno oggi. Ma mi vuoi menare? No, no, Ale, quando facciamo io faccio l'istruttore. Io faccio l'istruttore pugilato. Il mio lavoro è insegnare a fare a botte. Però le posso dire una cosa, col fatto che io mangio di più, assorbo meglio i colpi perché mi faccio tipo. Ah, usavo tipo Majin Buu. Tipo. Majin Buu di YouTube. Azzino avanti con i ravioli, cacio, pepe e guanciale. E dai, va. Che questi a aspetto spingono. I ravioli, cacio, pepe e guanciale. Qua. Praticamente mi stai a dare una gricia, un raviolo che. Un raviolo alla gricia. Ma infatti non ho capito perché la chiamano di cacio pepe guanciale. È perché ci stai a mettere raviolo, sì. Quindi se tu mi dai il raviolo alla gricia, io da romano un po' a bocca. Se invece se lo chiamo cacio pepe guanciale l'ho fregato. Ma hai fregato e ci metti raviolo. Anzi, è psicologia di marketing. Ma non hai capito. Andiamo a assaggiare però. Perché profumo. Comunque. Però sai che non possiamo giudicare molto il profumo, l'abbiamo lasciato 4 ore le paste. Fai le foto, la grafica. Un saluto alla grafica. Un saluto a Giulia, sempre. Che ti faccio vedere te dentro le male proprio. No, no, vabbè, parliamo Giulia, di questa cosa. Abbiamo un'ansia. Anche Matteo. Matteo che monta i video. Ah, Matteo, sei uno schifoso, cazzo. Sei un pupazzo. Ma l'hai spaccato? Sì, infatti ti faccio vedere. Ti faccio vedere dentro. Abbastanza tranquillo come ripiano. Ma ripiano a che? Ricotta? Come sarà, infatti, ripiano, sì. Che bello che siete proprio il grasso del guanciale nel piatto, comunque. Ecco il boccone. Ripiano al formaggio. Ripiano. Hai già assaggiato? Tu, mi spezzi non il cuore, mi spezzi il cuore. Il ripieno al formaggio. Il ravioli di per sé è tipo un raviolo. Tutto il contorno è buono. Il guanciale comunque si sente che è proprio guanciale. Ora non ti sto a dire che sta mannà a matrice, però. Però gli è stanco. O a Norcia, è buono pure il guanciale. O a Norcia. Che poi stanno tutti là appesi in cucina. Che tengono fissi in fondo, è stupendo, zio. Infatti, ora abbiamo spaccato per farlo vedere il video e per capire cosa c'era dentro. Lo vorrei assaggiare intero, così. De botto. Vado. Buono. Il guanciale è buono. Mi sta a prendere bene sto posto. Considerando appunto poi che stiamo al centro e tutto, quindi wow. La cosa dei ravioli, del guanciale, che è molto buono, è molto saporito, è un buon guanciale, ma soprattutto, cosa che in pochi fanno, la cottura del guanciale fatta bene, è perché non è bruciato e non è trasparente, che ancora non è cotto. È che bella sta chicca che mi hai dato. Approvata la cottura del guanciale, bravi cuochi in cucina. Andiamo avanti con le fettuccine e funghi con la crema di tartufo. Eccola. Il profumo di tartufo si sente, non è che tentasa proprio il naso, però si sente onesto. Vabbè, sarà sempre una di quelle creme di tartufo, sì, preparate. Sì.
Cioè, non stiamo a parlare del mega ristorante, però come posto sereno, porca vacca, si spinge. No, soprattutto mi fa piacere perché comunque un turista viene a Roma, capita qua e se ne va che dice ho mangiato bene. Cioè, questo non ti posso dire che è un posto turistico, è un posto in cui se va un turista non ha mangiato il menù dello zozzone da 10 euro con la pasta fatta in scatola, capito? Cioè, questo è proprio il posto che provi in esperienza, è carino. E ti posso dire pure un sacco Instagram. Che vuoi dire un sacco Instagram? Però te c'hai una pagina Instagram tipo molto divertente, no? Ma metti che so una ragazza, ragazzo dei 20-25 anni e c'è una pagina Instagram per far vedere al mondo quanto so figo che mangio i pasti belli. Questo è un posto molto Instagram. 3-2-1. Attenzione a una cosa, 3-2-1. Mi sa che questi sono quelli che mi piacciono di meno. Esatto. Quando l'hai ordinato doveva essere la cosa al piatto forte. Perché il tartufo è tutto, io il tartufo è sempre una botta di qua. La consistenza della fettuccina è decente buona, cioè non è una fettuccina scandalosa. Quindi, cioè, gli darei un 6 per la fettuccina, che è una discreta fettuccina. Come il piatto generale gli sta, sicuramente rispetto all'altri è un po' così, è un piatto. Meglio l'altri. Andiamo avanti e andiamo a finire con l'ultimo, cioè le pappardelle al ragù di cinghiale. Il piatto forte di mezza Italia, perché dove vai, soprattutto nei paesi, entri dentro la trattoria, che fate? Le pappardelle col sugo di cinghiale. Fanno così, fanno. Proprio così, le pappardelle col sugo di cinghiale, dicono pure sì. Pure in Umbria, che poi oggi siamo con mio cugino che è umbro, quindi le pappardelle al ragù di cinghiale lui c'è nato. Umbro di dove? De Terni o di Perugia? Perugia. Ti dico, subito. Primo valore aggiunto. Lo sapevo, ero sicuro, lo sapevo. Hanno fatto il sugo con la carota. Il pezzone di carota, devo farci vedere. Ma non è scontato, sì, capito? Non è scontato. Provare il pezzone di carota in un ragù ti mette sempre allegria, perché hai capito che l'hanno fatto comunque bello. L'hanno fatto bene e non è scontato. Wow. Esatto. Bravo, allora mi piace che hanno dato pure testa. Ma calcola, quando l'ho visto ho detto che bello ci hanno messo il carotone. Bravo, okay. Bravo, mi piace. No, vabbè, ma iscrivetevi al canale di Lorenzo. Cioè, ma perché ancora si sono iscritti? Non mi puoi fare troppe CTA. Noi ci basiamo sull'S proprio underground. Lo so, però sei simpatico. No, sei intelligente. Sei carino. Che fai stasera? Segnala. Ma sei fidanzato, se no. Mannaggia. Senti, ma la carota quindi me la pio io. Se vuoi sì, vorremmo farmela tipo Lilli e il vagabondo. Dai, fammi Lilli e il vagabondo, dai. Ok, vai. Ok. Ho preso un pezzo di cinghiale e un pezzo di carota, allora. Devi, certo, mo nel rotolo devi prendere tutto. Il profumo questo cinghiale è abbastanza leggero. Ma guarda che il cinghiale è troppo. Io ci sono abituato a quello, appunto Umbria e tutto, cioè sono andato là. Che è molto selvatico, è stato selvatico, quelli sono i maschi, la femmina è più dolce. Ma come è stato, certo, come il maialino sardo. La femmina il porcetto. Il porcetto, se tu te mangi la femmina è più tenue come sapore, è più dolce, il maschio è stato più selvatico. Ma che cazzo le cose sono? La stessa cosa è del cinghiale, ah sì, io magno. Ma fammi mangia pure a me. Ma pure tu magni, solo che. Ma non queste cose molto più che ho capito, ma cioè magno nel senso. Perché io magno rustico, io so, Franchi nel criminale. Perché magno rustico? Il magno che da criminale. Cinghiale però maschio. Ma non è il cinghiale maschio, selvatico te. A maschio portami il cinghiale. Pensa che no. Evil Pratt di nuovo. 3, 2, 1. Via. Hanno buttato in caciara. C'è stato un problema secondo me. Dimmi. Da parte di tutte e due. Ci siamo messi in bocca la carota che ci ha devastato completamente. Vuoi fare il secondo? A me va bene. Senza carota. Perché comunque è buono, se è buono senza è buono. Senza carota. Mettici più cinghiale. Esatto. Vai, yes. È che io sai che c'è? Che io sto sul canale suo, quindi non posso fare criminale vero, perché io altrimenti. Ma io ho visto il video vero che siamo fatto! Capito? Ma di sto cinghiale! Allora, cioè ci deve avere un minimo di contegno. È buono. Sta carota è buono. No, di testa. La carota va bene, il farsugo poi non so, mi salutavamo. No, era buona invece, ci stava a puzza. Era di carota però, carcola. Non hai sentito il resto. Carcola, pure la cosa del cinghiale, sicuramente quelli meno preferiti mia erano quelli dei funghi, col tartufo. Però il cinghiale, però pure i ravioli, sì, non lo so. Allora, carcola, stavamo a parlare pure col proprietario, che ci ha raccontato che il guanciale che usano qua viene direttamente da Matrice, con una convenzione con le vittime del terremoto e tutto, quindi è una cosa parecchio carina. E poi usano la farina, la migliore sul mercato, e sta cosa ha fatto triggerà bene
Franchino, perché molto Franchino bene. Queste cose le sa. Come si chiama la farina? La farina è fatta col grano del Senatore Cappelli, che comunque è un grano pregiatissimo, cioè uno dei migliori sul mercato, quindi ovvio che fare delle cose usando un grano Senatore Cappelli ha un costo, usando una farina 00 del discount ne ha tutt'altro. Ah sì, ci sta quindi. Certo, ma ci come sta. Appunto i guanciali che avevamo detto, l'avevamo sentito che era un guanciale buono. E dove si sentiva proprio, infatti, sì. Stesso discorso vale per il pecorino, sì. Che appunto ci ha detto è stagionato 6 mesi. Quindi, ma quindi un buon questo. Pecorino con una buona stagionatura. E infatti poi si sente quando c'è, come si dice a Roma, buono ce lo metti, buono ce lo trovi. A me mi sembra, oh ti prego, andiamo sempre giù con Franchino, sì. E mo passiamo al dolce. Allora, Carcola, ce l'ho portato 2 cucchiaini. Ma per mangiare come il leader vagabondo? Sì. Ma no, perché il dolce non lo devi mangiare con lui. Sto tradendo il mio Francesco, dai, il mio tecnico. Francesco. Allora, Carcola, abbiamo finito però con Marco, il proprietario. Ti posso dire che anche parlando con lui, sapendo il background e tutto, senza però rimanere magari influenzati, non è il miglior posto per mangiare la pasta a Roma, grazie anche. Però è uno dei posti migliori a Roma per qualità, rapporto qualità-prezzo, ma assurdo. In centro poi, davvero, per quello è davvero bello. È quello il punto proprio, bravo. Perché sta in centro. Come cavolo fanno a pagare l'affitto per quanto. Che poi ci ha detto che comunque spigne come posto, però. No, vabbè, mi interessa. Piccole cose. Non ho capito perché mo ti stai preoccupata, affitto. Perché non mi interessa, cioè, le persone già sopravvivere al Covid è stata tosta. Pensa dopo. Comunque abbiamo preso il tiramisù. Monoporzione, carino. Eccolo qui, veramente simpatico. Io no, sul tiramisù sono anche ragazzi, però. Però, cioè, ragazzi, no. Negativi pesanti. No, sì. Lo so, però sul tiramisù sono anche ragazzi. Vai. Lo mangiamo insieme. Quando si rivolge e mi deve parlare, si gira, strabuzza gli occhi e parla. Perché strabuzzo? Ah, fra, mi viene l'istiosa e l'ansia, eh? Io ho l'angoscia. Strabuzza gli occhi e te parla. Vai. Ah, Dio! Oh, vaffanculo, Franchino! Oh, vaffanculo! Ha strabuzzato gli occhi. Vai. Oh, però il profumo mi piace proprio, sì. Ma che è, c'è il cacao, senti il cacao. Mi piace il cacao. Guarda la cucchiaiata seria qual è, va. A che ora hai sbracato il tiramisù? Ma no, è che tu hai... Ma io lo mangio comunque, non lo mangio con un boccone. Lo sai che cucchiaiata hai fatto? La cucchiaiata da cucciolo. Assaggia il tiramisù, assaggia il tiramisù. È buonissimo! È una pasta di cucco! No, è vero! Tranquillo, non lo volevo. Ma non mi cagare. Di tradizione, senti, ma manca sì, un po' il biscotto tutto. Però sembrava savoiardo. Sì. Bello il succo. Savoiardo o pavi savoiardo? Savoiardo, bravi. Savoiardo, calcola. Savoiardo, a differenza di tanti altri, non ci sono le cucine di cioccolato. La crema è proprio molto buona. Perché non è troppo mascarponata, non è troppo forte, è ben bilanciata, è ben equilibrata. Quindi, per fine pasto, dopo il caffettino, questo tiramisuino da cuoricino, cucciolino, è buonissimo. Se mi chiamano al cuoricino, mi cambio nome in Prater criminale. No, perché fa box, raga, non posso fare niente, non gli posso imbruttire. No, però mangiavo più tiramisù, eh. Hai avuto una cucchiaiata un po' piccola, un po' te lo posso dire, è un po' piccola. Anzi, abbiamo finito, ci stiamo alzando, andiamo fuori a parlare un po' di sto posto. E dobbiamo fare la classifica. E dobbiamo fare la classifica dei piatti. No, raga, siete, devo ricordare tutto. Ok, siamo usciti, gli stiamo. Stiamo a fare la classifica dei piatti secondo noi e vi diciamo un po' di quello che ne pensiamo. De base, credo che i ravioli erano tipo quelli che si spaccavano. Ah, de base, ce si può andare a mangiare. De base, se uno capita al centro, mi voglio fare un piatto di pasta. Pasta in corso a Corso Vittorio. Dopodiché classifica. Carcola sì, la classifica. I ravioli su tutto. I ravioli su tutto. Perché dentro c'è sta ricotta col pecorino che gli spingevano. Però le posso dire pure comunque, sempre per la considerazione rapporto qualità prezzo, la carbonara gli sta. Non sì, è. E la metterei come seconda. Terza posizione, ci vogliamo mettere quelli e gorgonzola. No, più gorgonzola e radicchio. Radicchio e gorgonzola. Quelli più là. Delle pappardelle. Più delle pappardelle. Le pappardelle le metterei 4, anche se ci hanno messo la carota dentro, erano molte livello. Che bello. E non potevamo fare un pari merito, sì. Sono 5 vabbè, piatti, allora 5 posizioni. Radicchio davvero sotto. L'importante è che l'ultimo invece metti quelle ai crema e funghi. Ah, crema e tartufi. Tartufi e funghi, quelle un po' davvero quelle... non passabili. Chi sta? Marco, il proprietario del locale, davvero un valore aggiunto. Il tiramisù. Buono. Che stava? Buono. Il posto stai al centro, veramente puoi andare a fare una passeggiata figa a 10 metri da qua. Quindi sì, per chiude, grazie a palla dei commenti, dei like, dei follow, di qualsiasi cosa. Se avete proposte di cibo da Lorenzo assaggia questo, Lorenzo assaggia quello, gli stiamo. Potete anche commentare con hashtag cucciolo, perché oggi ho scoperto con cucciolo, quindi commentate se fastidio. Vi è piaciuto il video con cucciolo. Perché c'ho gli occhi che dice che strabuzzano. C'ho gli occhi che strabuzzano, sì? Sì, sì. Portacci. Bella per tutti, grazie a Franchino, vi metto il canale su naturalmente in descrizione, così andate a vedere altro che si sfonda nel cibo bella Roma. Ciao. Ciao. Bella, sì.